Buongiorno a tutti. Oggi è il 5 maggio del 2020 e Ruminazia, che segue sempre appunto un po' con attenzione quello che succede sia nel nostro paese che anche al di fuori del nostro paese, tra le sue attenzioni c'è anche Slow Food. Slow Food, al di là, adesso poi chiederemo al collega Fabio Ponti, che ringrazio appunto della sua disponibilità a partecipare a questa intervista, quindi ti chiederemo, per chi non lo dovesse conoscere, cosa che sinceramente non ritengo sia possibile, però un ulteriore approfondimento di cos'è Slow Food. Comunque, dicevamo che noi stiamo seguendo da sempre con molta attenzione tutti questi progetti, grandi e piccoli che siano, di valorizzazione appunto del cibo italiano, pensando che non esiste un'unica strada di sviluppo, una strada maestra, ma esistono tante strade che servono nel poco e nel tanto a valorizzare, diciamo, il cibo italiano, sia come contenuti organolettici, come storia, come tradizioni, ma anche come a volte innovazioni tecnologiche. Nell'appunto frugare e girare appunto su, siamo incappati in questa iniziativa molto interessante di Slow Food Lombardia, con un nome molto, molto, molto simpatico, anche molto, diciamo, e a volte bisogna stare attenti a pronunciarla. Perché? Perché questa iniziativa si chiama Sopra la Panca, quindi c'è questa nota scioglilingua, no? In cui si premia chi riesce a dirlo con velocità, insomma. Quindi questo Sopra la Panca, che è un vero e proprio brand a questo punto, è un logo che si scrive maiuscolo e attaccato, identifica una comunità per valorizzare la filiera caprina della Lombardia. Questa comunità ha dei principi ben precisi. Uno dei principi è appunto quello di sviluppare, alla fine, quindi come obiettivi, quello di sviluppare un formaggio a fermentazione lattica che si chiama, poi diciamo in onore anche a questo brand, Capra Canta. Quindi Sopra la Panca genera appunto questa simpatica, appunto interessante prodotto che prima o poi avremo modo di assaggiare, che si chiama appunto Capra Canta e che raccoglie circa una decina, 9 per la precisione, ma ne stanno entrando anche delle altre, allevamenti di capre. L'allevamento della capra in Italia non è marginale, non è una piccola nicchia. L'allevamento delle capre in Italia conta di circa 53.000 allevamenti, con quasi 1 milione di capi, piccoli e grandi appunto che siano. Quindi non è proprio un settore marginale, non è una piccola cosa, diciamo, della nostra zootecnia. Quindi a questo punto farei al collega Fabio Ponti alcune domande. Innanzitutto, Fabio Ponti è un agronomo, è un libero professionista, dedica una parte del suo tempo a Slow Food appunto Lombardia. Opera, diciamo, lui è di origine della provincia di Varese, ma il territorio su cui opera è piuttosto vasto, perché è Piemonte e buona parte della Lombardia. Quindi, innanzitutto, chiederei al dottor Ponti, che chiamerò poi confidenzialmente Fabio, ci spieghi un po' la tua attività e poi dopo ci spieghi che cos'è Slow Food ed in particolare cosa fa Slow Food nel territorio lombardo in cui tu abiti e risiedi. Bene, grazie per il tuo interesse per questa intervista. Buongiorno alle persone che ci stanno sentendo. Sì, io sono agronomo, mi occupo di alimentazione zootecnica per un'azienda che lavora, vabbè, tra l'altro è uno degli sponsor di Ruminazia, quindi faccio Possiamo anche alimentazione. citarla, Fabio, Cortale, quindi Ah, possiamo citarla, sì, sì, che Cortale anche ringrazio Spasoia. pubblicamente, appunto perché permette a tutti noi di svolgere queste attività di informazione. Ecco, allora io lavoro per Cortare Strassoi, faccio l'alimentarista, seguo una zona abbastanza ampia, metà Lombardia, cioè Viggiano, la Bergamasca, parte nord della Lombardia e il Piemonte, soprattutto le zone Torino, Cuneo e Novara, dove ci sono allevamenti di vacche da latte, perché il mio principale attività è sulle vacche da latte, anche se io arrivo da un'esperienza, io ero un tecnico APA, quindi i famosi piani IPO dell'APA che c'erano anni e anni fa, e mi occupavo anche di capre, quindi ho sempre avuto questa passione di questo allevamento. Come hai detto benissimo tu, non è senz'altro marginale, perché ormai anche in Italia si è sviluppato molto bene.
ho anche una qualifica di esperto di razza, sono esperto di razza della Sonapa. La Sonapa è l'equivalente della NAFI, ecco, per parlare a chi conosce un po' il mondo della selezione italiana. Quindi mi chiamano abbastanza spesso a fare il giudice in queste rassegne. Niente, questa è un po' la mia attività. Ovviamente sono socio di Slow Food, socio attivo da circa 15 anni e quindi dedico un po' del mio tempo libero a questi progetti, anche perché li ritengo importanti, sono molto appassionato di formaggi, di tutela del territorio, perché così entriamo un attimino a parlare, a specificare cosa fa questa associazione Slow Food. Slow Food è nata circa 30 anni fa e si occupa di cibo, ma di cibo tutto tondo, cioè tutto quello che è collegato col cibo, cioè vuol dire difesa del territorio, difesa culturale di certe tradizioni, dare esposizione a dei piccoli produttori, fare educazione ai consumatori, sia ai piccoli nelle scuole, sia a persone adulte. Cerca anche di gestire, per quel che può fare, un certo discorso di economia sempre legato al cibo. Siamo quasi tutti volontari, infatti io sono completamente volontario, qualche volta ricevo un piccolo aiuto di rimborso spese quando i miei chilometri sono tanti, ma è senza dubbio un'attività molto volontaria se uno crede in questi principi. Lo Slow Food ha la massima difesa, difende assolutamente la biodiversità. In Italia siamo ricchi di biodiversità, tutte le razze animali che alleviamo, tutte le varietà vegetali, quindi Slow Food difende molto questa biodiversità. Slow Food è presente, ormai è un'associazione internazionale, è presente in 160 paesi, è partita dall'Italia, da Bra in provincia di Cuneo, infatti lì c'è ancora la sede nazionale di Slow Food, lì vicino a Pollenzo c'è l'Università di Scienze Gastronomiche create da Slow Food, esiste la Banca del Vino per tutelare certi vitigni, quindi tutta una serie di attività. E Slow Food fa queste attività con vari progetti, i presidi, sono un progetto famoso per difendere la biodiversità, le guide, osterie, vini, olio, eccetera, eccetera, i mercati della terra, che sono dei mercati contadini, anch'io ne ho organizzato uno in provincia di Varese, e progetti nelle scuole, e da poco queste comunità. Quindi sono una situazione nuova che sta creando da 2 anni, come questa comunità di cui io sono referente, che si chiama Sopra la Panca. Quindi questa è lo Slow Food generale, ecco, tutto quello che fa Slow Food in tutto il mondo, perché ripeto, 160 paesi vuol dire che è diffuso un po' in tutto il mondo, pur essendo partito un'eccellenza italiana anche di quella, pur essendo partito da Bari. Veniamo, per non farla lunga, al progetto Sopra la Panca. Siamo nel 2015. Nel 2015 c'è stata, ovviamente sappiamo tutti, Expo a Milano. Slow Food era sul Decumano, non so chi si ricorda, chi ha fatto, di fianco a tutti gli stati, il viale principale di Expo, e Slow Food è stata invitata e gli era stato dato un padiglione di gestire all'Expo. Ovviamente a cascata, dall'internazionale al nazionale, alle organizzazioni più periferiche, come potremmo essere noi di Lombardia, è stato cercato di presentare dei progetti, presentare sempre riferiti al cibo. Allora, come dicevi tu, l'allevamento caprino si è abbastanza diffuso, e soprattutto al nord Italia e Lombardia in maniera particolare, nelle zone di montagna, di collina, ma anche in pianura, poi perché anni fa, come sappiamo tutti, c'erano questi latte, poi il prezzo del latte bovino in questi ultimi anni non è stato molto remunerativo, poi per tanti altri motivi sono sorti questi allevamenti, diciamo così, organizzati di allevamenti caprini. Allora, come Slow Food Lombardia, abbiamo pensato cosa facciamo. Abbiamo pensato di tutelare la filiera. Infatti, di solito Slow Food tutela un prodotto. Voi settimana scorsa avete parlato del Montebore. Montebore è uno di questi famosi presidi che stavano sparendo, perché se Roberto Grattone, che voi avete intervistato, non si rimetteva a fare Montebore, probabilmente a questo punto
sarebbe sparito questo ottimo e particolarissimo a forma di porta nuziale formato. Allora abbiamo detto, pensiamo anche a una filiera. Allora abbiamo deciso di cercare degli allevatori, come hai detto tu, sono già una decina, sparsi per 5 province della Lombardia, Varese, Brescia, Bergamo, Pavia e Milano, quindi un po' rappresentato tutta la Lombardia, che credevano in una filosofia di slow food. Slow food ha un motto che dice buono, pulito e giusto. Allora, il cibo deve essere senz'altro buono, perché è inutile proporre un cibo che poi non è piacevole al palato. Pulito, perché dovrebbe essere un po' realizzato con un'agricoltura sostenibile, con un'agricoltura che non impatta, e giusto perché sia a metà strada tra una remunerazione dell'allevatore in maniera appropriata e lo stesso anche il consumatore che abbia un prezzo giusto. Perché, come si diceva prima, sì, difendere la biodiversità, sì, dare spazio ai piccoli produttori, però uno degli altri compiti fondamentali di Slow Food è educare il consumatore. Anzi, noi diciamo che il consumatore dovremmo trasformarlo in un coproduttore, perché noi con le nostre scelte influenziamo anche un po' le politiche agricole, influenziamo il cibo che abbiamo. Quindi se il consumatore è educato, capisce la differenza tra un latte, un vino, un olio, un pane e un altro, probabilmente può fare più scelte oculate, essere più esperto, diciamo, non andare al supermercato e leggere un'etichetta che non spiega quasi niente. E le scelte, gran parte, quando uno va a comprare il cibo, sono, c'è l'offerta speciale, ok, prendiamo quella. Ecco, quindi questo era l'obiettivo di questo progetto. Continuo, vado bene, hai qualche chiarimento? Benissimo, guarda, vedi, non ti sto interrompendo perché è una spiegazione estremamente chiara. Quindi Slow Food è importante per il nostro paese. E noi vediamo questi, e ne approfitto di questo piccolo intervallo che mi hai concesso, e questi presidi Slow Food. Fabio, che cosa sono esattamente? Un presidio Slow Food? Presidio sono circa, perché ne stanno sorgendo, i presidi sono mondiali, sono internazionali, come si parlava esistono, poi più della metà sono italiani, è vero, dove nasce il Slow Food, dove la rete Slow Food è più presente, più, però sono dei prodotti che possono essere razze animali, specie vegetali, prodotti, formaggi, modi di coltivazione, adesso stanno anche un po' venendo fuori dei presidi culturali, quando c'era un qualcosa, perché ripeto, dietro il cibo c'è sempre un territorio, c'è sempre una cultura vecchia, antica, c'è sempre delle persone, e quindi dietro il cibo ci sono tutte queste cose. Quando Slow Food capta, riceve delle informazioni che qualcuno di questi prodotti che ho elencato sta per sparire, che magari una razza non è più importante, è soggiogata dalle razze molto più selezionate, molto più importanti e produttive, Slow Food tutela, cerca di dare un progetto di salvaguardia, proprio un presidio, per quello il nome, di questa situazione, e cerca di farla ripartire con magari un progetto che dura un anno, due o tre di sostegno. Poi però deve diventare anche autonoma economicamente. Magari all'inizio non ce la fa, perché l'importanza magari è la tutela di una zona, la tutela di un pascolo, la tutela di tante cose. Però dopo, alla fine, questo progetto deve andare, deve camminare con le proprie gambe. Ripeto, i progetti, i presidi sono 550, 560, se si va sul sito ci sono tutti, anche perché spesso ogni settimana ne nasce uno. E così, ieri ho sentito la sede nazionale, tanto per avere un'informazione, legato a questi 560 presidi ci sono circa 10.000 piccoli produttori nel mondo, che può essere il pescatore dell'Asia, il cacciatore dell'Africa, ecco, cose, e di solito purtroppo quest'anno non sarà possibile, c'è tutto un momento che ci troviamo ogni due anni a Torino che si chiama Terra Madre, magari ne hai sentito parlare perché fatto quest'anno era l'ottava edizione, purtroppo per la pandemia sicuro non potranno arrivare
tutti questi personaggi, quando partecipi, vedi, puoi essere a contatto questo piccolo, non so, allevatore di renne della Scandinavia insieme a un africano che coltiva, ci sono tutti gli chef, perché dietro Slow Food c'è una rete di chef, ci sono ricercatori, professori universitari. Ed è molto bello che saltano fuori questi saperi tradizionali, questi saperi culturali, che si cerca sempre di tenere tutelati e difesi e condivisi. Ripeto, quest'anno non sarà possibile farlo, perché ho già sentito che, visto la pandemia, non è possibile fare queste persone da ogni parte del mondo. Ovviamente poi questi personaggi arrivano tutti gratis, Slow Food si attiva per pagargli l'albergo, il viaggio, tutto questo lavoro che facciamo noi volontari con le nostre attività, dalla cena alla dimostrazione, ai corsi di educazione, noi li chiamiamo corsi master, per educare le persone adulte a saperne qualcosa di più del cibo e capire confermo Fabio, siamo stati alla precedente edizione, molto interessante, cioè un'attività comunque che dà molti stimoli anche al singolo produttore per, diciamo, diffondere, anche dare dei caratteri distintivi alle proprie produzioni. Vorrei tornare con te però ancora più a spiegare questa capra canta, questo progetto che appartiene appunto a questa comunità, giusto Fabio, che ha dei principi, ce li puoi elencare bene questi principi? Ecco, perché adesso noi quello che vogliamo fare con questa comunità è mettere insieme a dei progetti tutte le persone interessate al progetto. Allora, sopra la panca ci sono i 9 produttori, ci sono 2 giornalisti storici, perché facciamo anche un po' di cultura e si occupano di quello, ci sono dei ristoratori, delle nostre guide, ci sono dei trasformatori, e mettendo insieme tutti questi cerca di collaborare a ottenere che il prodotto, come tu hai detto, prodotto italiano, perché in una certa maniera c'è ovviamente delle linee guide precise della produzione di latte e di carne, perché ci occupiamo anche di carne, ovviamente bisogna trovare anche il ristoratore che lo autorizza, facciamo un sacco di laboratori. Prima di tutto io racconto un po' questo allevamento della capra, che non è molto conosciuto, come non è conosciuto nessun tipo di allevamento in Italia, perché quando parli se parliamo noi del settore sappiamo cos'è un vitello, una manza, una capra, un becco, un capretto, però il pubblico normale non sa certe cose, quindi facciamo anche questi laboratori che durano un'oretta. Prima io parlo come vengono allevate queste capre, le razze presenti, perché ad esempio in Lombardia e in questo progetto noi sopra la panca, oltre alle razze cosmopolite, parliamo di la Musciata delle Alpi, Pisane, la Lombardia ha il più grosso numero di razze autoctone. Parliamo dall'Orobica. L'Orobica è una razza molto importante di una zona molto sviluppata e che tutela la montagna, tutela il paesaggio. È una razza storica, tra l'altro è la razza che fa il bitto. Nel disciplinare del bitto ci deve essere dentro il 10% di latte di capra di razza Orobica. Quindi è un po' tutto collegato. Poi c'è la bionda della D'Amello, una razza importante della zona della Val Camonica, che fa un altro formaggio molto importante appunto della Val Camonica, che si chiama Fatulì. Fatulì in camuno vuol dire pezzo piccolo e ha la caratteristica di essere una caggiotta stagionata, una pesamica stagionata a 20 giorni con le bacche di, è affumicata con le bacche di ginepro. C'è la formagella dell'Uinese, che è l'unica DOP in Italia a latte chiuso di capra. Ecco, quindi ci sono tutti questi formaggi molto importanti. Ecco, ovviamente in questo progetto si è deciso ovviamente di spiegare, di tutelare cosa c'è. Come dicevo prima, l'allevamento, caratteristiche di chi partecipa a queste 9 aziende per ora di sopravvivenza devono avere una filiera corta. Quindi devono essere allevatori, fonditori, produttori di latte, caseificatori, hanno il caseificio e commercializzano direttamente i loro prodotti. È essenziale che gli animali vadano al pascolo dove si può, comunque un massimo benessere animale, gli animali che possono andare all'aperto, sanità super controllata come lo sono dai veterinari delle ASL regolarmente in tutti gli allevamenti, alimentazione controllata, è prescritta un'alimentazione o GM free o bio in questi allevamenti,
E tutte queste precauzioni servono per fare dei formaggi a latte crudo, perché Slow Food crede molto nel latte crudo, non nel latte pastorizzato. E questa è una sensazione che devi spiegare al consumatore. Anzi, come dice Slow Food, il latte crudo noi lo definiamo il latte naturale, perché capisco che la pastorizzazione è utile. Erano molto più anni fa per non far passare delle malattie dagli animali all'uomo, ma se tu hai tutte queste precauzioni, la pastorizzazione non è più estremamente necessaria. E quindi puoi lavorare a latte crudo. E il latte crudo ha tutte le caratteristiche dei formaggi che sentiamo, come alcuni ho citato prima. Fin quando, 2 anni fa, ci siamo inventati questo. Questo qua, la scatoletta, spero che si veda. Il capracalda. Anche questo scritto maiuscolo e tutto in... Di che materiale è quella scatola? È di pioppo, è una scatoletta di pioppo, anche questa è una scatoletta, diciamo così, di coltivazioni sostenibili, anche per essere sempre in linea con quello che diciamo, ed ha una caratteristica importantissima. Come vedi, è un'etichetta narrante stampata qua, probabilmente non si vede, non lo so. Comunque... Si vede abbastanza, sì. Ecco, lasciala così, quindi, si vede abbastanza. Ecco. Tutto questo è un'altra caratteristica che è molto importante per Slow Food, perché vabbè, noi cerchiamo sempre, nell'ottica di educare il consumatore, l'etichetta deve essere narrante. L'etichetta deve spiegare un po' il prodotto. Non è, è un po' sbagliato mettere latte, taglio e sale. E qua spieghiamo formaggio caprino da latte crudo, da capra allevata in azienda al pascolo non EGM, filiera sotto la panca promossa da Lombardia, e spieghiamo un po' quello che ci fa, al di là in tutte quelle degustazioni che facciamo al mercato e nei vari cene che organizziamo, sempre per spiegare questi nostri prodotti. E ripeto, sopra la panca, come dice Slow Food, non è solo il capracanto, sono tutti i formaggi, questi piccoli produttori, ciascuno fa 7-8 macchi, fanno un sacco di piccole produzioni molto differenti, dal caprino classico alle presamiche, alle lattiche, agli stagionati, a quelli arricchiti con vari tipi di erbe, ai misti, capra e vacca, ne fanno tantissimi. Poi questo era un progetto per dire, ok, fino a qui siamo arrivati, facciamo un prodotto che identifica tutti. Allora, 2 parole sul formaggio. Poi penso la tua collaboratrice mi ha detto che faremo degli incontri magari un po' più volentieri, sì. Ecco, nei vari casifici di produzione. Ci piacerebbe approfondire questo. Sì. Ecco, oggi è la mia chiacchierata. Assolutamente introduttiva. Allora, poi devo farti una domanda dopo che hai finito questa cosa. Ok, allora, questa è una lattica, quindi la coagulazione è molto lenta, senza l'aggiunta di taglio. Quindi la grossa differenza tra le lattiche e le a latte crudo, come ho detto prima, noi la commercializziamo, noi, i produttori aderenti al progetto la commercializzano da dopo 20 giorni. Poi comincia il bello. Il formaggio viene lasciato in questa scatoletta e la cosa appassionante, secondo me, di questo formaggio, io almeno, visto che devo fare promozione per i miei aderenti, la vendo un po' così, fa diventare intelligente il consumatore. Perché? Perché il consumatore non deve comprare un prodotto, lo porta a casa, lo mangia e poi comincia, era buono, era cattivo, chissà, non lo so. Viene coinvolto, perché da 20 giorni, ci sono dei capracanti anche che arrivano a 60-70 giorni, uno fa l'affinamento a casa, cioè il consumatore, adesso sono importanti nei formaggi di capra, nei formaggi di casse, l'affinamento del formaggio, affinamenti in grotta, in zone particolari. Con questa scatoletta lo può fare uno a casa. Allora, è un prodotto che è finito, sono circa 240-250 grammi. Ne assaggia uno spicchio e dice, boh, buono. Poi lo richiude la scatoletta, fa passare 3-4 giorni e lo assaggia, fa passare 3-4 giorni e torna magari al mercato successivo e dire, l'ho mangiato di 40 giorni, era buonissimo. Questo è, prima gli spieghiamo che formaggio è, poi lo stimoliamo a non mangiare basta, ma pensare quello che mangi. Quindi noi diciamo l'80% del formaggio te lo facciamo noi, il 20% ci devi mettere un po' di passione, un po' di interesse tu, e poi alla fine vedrai che troverai il tuo gusto particolare. Per quello che osiamo dire che fa diventare un po' intelligente la persona, ma ridendo, anche perché così uno non mangia e basta, ma
ci pensa quello. Fabio, sei stato chiarissimo, però una domanda importante che mi è venuta in mente di fartela appunto seguendo il tuo ragionamento, la tua discussione. Perché tu vedi in questo, diciamo, in questa speriamo coda della pandemia di Covid-19, quindi in questo inizio di fase 2 che poi è avvenuta ieri, ci stiamo anche un po' interrogando. E tu sai bene, perché fai questa attività, come non tanto magari nelle capre quanto nel latte bovino, c'è qualche problema. C'è qualche problema di quantità di latte ritirata, c'è qualche problema di purtroppo di prezzo, che sta mettendo un pochino del malumore, diciamo, tra virgolette, in questa filiera. E da più parti è venuto, e che condividiamo ovviamente in pieno, questo appello ai consumatori di consumare sempre più italiano. Un appello che è stato rivolto sia ai consumatori, ma è stato rivolto anche all'industria lattiero-casearia, no? Perché noi importiamo una quantità importante di latte dall'estero, soprattutto di latte bovino, perché non ne produciamo abbastanza per i nostri bisogni. Quindi è tornato in ballo questo consumatore, che poi in realtà è la gente, il consumatore, no? Cioè la gente vive e a un certo punto, in alcuni momenti della giornata, si trasforma in consumatore. Ma la tua esperienza, diciamo, di 360 gradi, di mezzo tecnico, di Sofood, e poi una riportante italiana che appunto la Lombardia, il consumatore, per portarlo alla nostra causa, cioè di consumare sempre di più italiano, lo vedi disponibile? Cioè è disponibile il consumatore a fronte di prodotti che hanno delle narrazioni, delle qualità organolettiche particolari, a spendere di più magari del formaggio commodity che trovano con facilità in un supermercato e passano per un carrello che fa a volte meno. Io quello che mi ha colpito, per esempio, nella Cheese, no? A Bra, è sicuramente la enorme variabilità, le enormi quantità di tipi diversi di formaggio, ma soprattutto, e questo mi ha fatto molto piacere, vedere i prezzi importanti di alcuni formaggi e delle gran file davanti a quei punti vendita lì. Una tua idea, quindi il consumatore, cosa gli dobbiamo dire per fargli sposare la causa di comprare italiano e magari anche spendere qualcosa di più? Allora, sì, questo è un bel problema. Io sono riuscito con questo progetto magari a farlo, ovviamente è una nicchia, sono i numeri molto piccoli, se mettiamo insieme tutte le 9 aziende scritte sopra la panca arriviamo 1500-1600 capre, non sono aziende tutte medio piccole, ecco, quello senz'altro. Questo è un grosso problema, però vedo che l'attenzione al consumo italiano è sicuramente aumentato, vuoi la pandemia, meno male che noi abbiamo un'agricoltura che funziona, perché se no chissà cosa facciamo. Secondo me bisognerebbe puntare a un grosso, possiamo avere una grossa chance per il cambiamento climatico. E cioè, allora, come dici tu, noi produciamo, si dice il 70% del latte italiano, poi i numeri possono variare, in una gran parte lo importiamo. Quello che importiamo sicuramente farà un fracco di chilometri e quindi è sicuramente meglio consumare un prodotto prodotto nel Cremonese, nell'Odigiano, in Lombardia, nel Lazio, dove adesso io mi occupo espressamente di latte e parlo delle regioni che sono ad alta produzione lattiero-casearia, però sicuramente questo è importante. Quello che facciamo tutti, quello che è un errore gravissimo secondo me del settore, è che ci impegniamo tantissimo a fare dei prodotti fatti bene perché sono controllati, l'alimentarista deve pensare al razionamento giusto, l'allevatore, tutti i suoi impegni, tutti i suoi investimenti per produrre un latte buono, pulito e quello che si vuole, e poi mettiamo il prodotto in questo frigo, in questo tank, e riteniamo che il lavoro è finito lì. Invece, secondo me, molto del lavoro dovrebbe cominciare lì. Qualcosa fanno i consorzi di tutela, però credo che dovrebbero fare qualcosa di più e soprattutto cercare tra tutti di dare una differenziazione tra la produzione di un latte italiano e la produzione di un latte che arriva, lo sappiamo, dal Brennero arriva giù di tutto e magari se la colse. Infatti forse dove riescono ad avere maggiore soddisfazione sono magari dei consorzi, mi viene in mente il Parmigiano Reggiano, è un latte particolare, però gli allevatori di Parmigiano Reggiano possono far valere la differenza con l'altro latte. Io dalla mia esperienza il consumatore è sempre, sta diventando sempre più attento a quello che mangia. Poi ancora una piccola
aspetta, non ancora la stragrande maggioranza, va al supermercato, compra per il prezzo e vabbè. Sappiamo tutti che la grande distribuzione non favorisce, adesso mi tirerò dietro bombardate da tutti, però la grossa distribuzione fa molti propri interessi. Poi è importante anche quello, vediamo questi mesi quello che succede. Però io credo che se riusciamo a spiegare, a perdere del tempo, tra virgolette, a spiegare la differenza tra un latte italiano e un latte estero, ripeto, il latte estero fa un sacco di chilometri, il latte italiano no. I dati che si parla al confine, che i controlli di questo latte proveniente sono a campione. Ecco, poi non penso sicuramente che tedeschi, ucraini, lettoni, quelli che ci mandano il latte, ci mandano in tutti i settori. Certo, bisognerebbe entrare in certe dinamiche dell'industria. L'industria, purtroppo a me spiace molto quando sento dire che il latte è diventato una commodity, perché il latte non deve essere una commodity. Perché dietro il latte, dietro un'azienda qualunque della pianura padana, della montagna che produce latte, c'è la tutela di un territorio importantissimo, c'è una storia, probabilmente sono aziende nonno, figlio, padre che si sono tramandate, quindi ci sono queste cose qua. Dovremmo trovare molto la quadra e spiegare al consumatore tutto questo che c'è dietro. Non so quando usciremo. Abbiamo cominciato la fase 2, quando ci sarà, non so, la fase 3, ricominceremo, però sappiamo tutti, tu sei anche tutto il settore, tutte queste speculazioni, i consumi di latte non sono diminuiti in questi mesi e girano lettere alle aziende agricole di produrre il 20% meno, poi forse non sono andati in porto queste, tra virgolette, minacce. Il prezzo alla stalla è calato. Ci sono tutti questi progetti, non so, io lavoro molto anche nel bio, lavoro nel progetto Latte Fieno, ci sono qualcosa, è vero che sono ancora nicchie, bisogna secondo me imparare a considerare molto più il latte. A me piace sempre, non so, ogni tanto citare o copiare, capisco sono settori differenti. Guardiamo quello che è successo nel vino. Dopo lo scandalo del metanolo, io così, domenica ho visto un film, divago un attimo, ma si parla sempre di produzione, che si chiama Barolo Boys, ovviamente si parlava di Barolo. Alla fine dello scandalo del metanolo, non mi ricordo più gli anni che erano, avevano il Barolo che veniva venduto a 1500 lire la bottiglia, quindi ci perdevano. Hanno cominciato a pensare cosa fare, sono andato a vedere in Francia, hanno cominciato a spiegare il loro prodotto e si vede dove sono arrivati. Ecco, io forse varrebbe la pena, solita storia, poi vado anche magari un po' controcorrente perché la storia in questo momento, visto le situazioni di prezzo, gli allevatori hanno dovuto solo lavorare con la quantità, tutti hanno messo 10 vacche in più, 30 vacche in più e si è andato a produrre molto per abbassare i costi fissi. Però forse non è la strada, forse farebbe la pena che qualcuno, o magari gli allevatori stessi, riuniti così, cominciassero a spiegare il loro prodotto. Secondo me questo non lo fanno ancora a sufficienza. Ovvio è un discorso non breve, però poi ovviamente ci vorrebbe l'aiuto di qualcuno, del Ministero, dello Stato, delle regioni, delle associazioni, ecco, così. Fabio, io... Che ti dico? Sei stato chiarissimo, ci hai dato anche degli spunti, delle tue riflessioni. Chiuderei questa intervista che appunto ci hai concesso appunto con questo slogan. Il latte non deve diventare una commodity. Il latte purtroppo e per certi versi è già una commodity. E l'Italia, per come siamo fatti, per come è fatto il nostro territorio, non può competere nelle commodity, però può competere nei prodotti ad alto valore aggiunto. Quindi ti ringrazio Fabio e ci promettiamo appunto a Vicenza di venire a visitare appunto concretamente questi allevamenti e questi piccoli caseifici, perché poi come scriviamo spesso su Ruminanzia il mare è fatto di gocce, per cui se si deve affrontare e risolvere un problema strutturale bisogna farlo
nelle piccole cose, nei piccoli gesti e nelle piccole produzioni. Grazie Fabio, buona giornata e in bocca al lupo a te come professionista da Slow Food. Grazie mille, grazie di tutto. Ciao ciao. Grazie.